Masnada è una realtà, un collettivo letterario, culturale che esiste qui a Cropani dal 1999. Questa sera festeggiamo 20 anni di attività. È semplicemente, come dire, un piacere farne parte e ci auguriamo che continui nel tempo questa meravigliosa realtà. Posso spostare? Stasera festeggiamo i 20 anni della Masnada, nata come rivista, poi successivamente come associazione. Una festa bellissima, tutti gli amici di un tempo, gli amici vecchi, gli amici nuovi che si sono poi aggregati nel corso del tempo. Continueremo a fare quello che sappiamo fare, cioè promuovere la poesia, la letteratura, la cultura, cercare di portarla nella regione in primo luogo, fruibile a tutti. Questo è il nostro obiettivo. Ci auguriamo di poter essere qua a festeggiare i prossimi 20 anni di attività. In un mondo in cui nessuno sembra pensarsi più, sembra che tutti seguino soltanto la quotidianità e quello che sembra che tu debba dire seguendo i social, Twitter, la Masnada costruisce la sua nuvola eretica, si pensa, ha una visione di se stessa e si proietta a livello artistico. Questo è merce rara e questo è quello che proteggiamo tutti i giorni. Quindi viva la nostra nuvola di eresia. Penso che la Masnada sia una piccola bomboniera culturale, un incubatore di parole e di parole erranti, di poesia e che tutti noi dobbiamo preservare, perché ha consentito ad una piccola comunità come può essere Cropani di arrivare qualche anno fa ad essere designata quale città del libro, ed è un traguardo che forse non tutti abbiamo percepito nella sua valenza, nell'immediatezza, e che comunque è una bamboniera che da 20 anni regala cultura, educa alla lettura e dà come dire, una stilla di speranza a tutti, non soltanto gli abitanti del comprensorio di Cropani, ma a tutti gli abitanti della provincia di Catanzaro, tutti i catanzaresi che si riconoscono in questa avventura straordinaria. Il tempo passa per tutti e per qualcuno di più. C'è un kiss in bianco che sembra la neve dal cielo caduta giù.